Gingers e buongiorno a tutti, e ovviamente un gatto spunta dall'aldilà. Siccome ieri con Elfo abbiamo fatto un giretto qua e là per i vari negozi, ho deciso di fare un video haul così da farvi vedere qualcosina. Non mi perdo in chiacchiere e vi faccio subito vedere gli acquisti. I primi acquisti che vi faccio vedere sono quelli che abbiamo fatto da Ikea. Non ho la busta di tutti, ho tenuto la busta, cartellino e tutto, ma qualcuno, non farò nomi, ha buttato la busta di Ikea e quindi ho tutto sparso. Comunque, principalmente le cose, gli acquisti che abbiamo fatto sono stati acquisti inerenti al Natale, lo so, è un po' presto però. Il primo acquisto sono questi tovaglioli di Natale, perché sono inerenti al tema natalizio, e hanno questi fiocchi, questi disegni geometrici che mi piacciono tantissimo e costavano, mi sembra, 1,50 euro. Questa candela, sempre in tema natalizio, infatti tutto il tema nuovo di Ikea si chiama Winter 2016, appunto inerente all'inverno, e questa candela ha il profumo di biscotto speziato. Io amo le spezie, la cannella e quant'altro, quindi è adorabile, è una di quelle candele che dura 40 ore, è bianca e ha tutti questi disegnini qua rossi, appunto natalizissimi, è troppo buona. Poi c'era l'offerta sulle candele e quindi abbiamo deciso di fare un po' di scorta, visto che noi ce ne abbiamo sempre. Ne abbiamo prese 6 di questi tre gusti, quindi una alla fragola, l'altra alla vaniglia e l'altra ancora alla mela verde. Sono quelle un pochino più piccine rispetto a quelle di prima e sono quelle che noi solitamente usiamo per casa. Poi abbiamo preso questo set di candele rosse. Come avrete capito, a noi non piacciono per niente le candele, quindi non compriamo mai candele che vanno bene già per adesso e fino appunto al periodo natalizio. Il rosso non deve mancare assolutamente in casa, e abbiamo visto che c'era questo set di candele tutte in grandezze diverse, quindi sono carine anche per fare delle composizioni come centrotavola, quant'altro. Per finire gli acquisti di Ikea ho preso questo specchio, che è un semplicissimo specchio, l'ho pagato 5 euro, 4,90 euro, me l'ha montato ieri sera Elfo, che mi serve più che altro per quando registro i tutorial, perché solitamente io mi specchio nello specchio dell'armadio, perché devo fare ancora l'acquisto dello specchio sopra la cassettiera del reparto trucco, del reparto make up, però mi serviva appunto uno di questi specchi qua un po' mobili per quando magari vi faccio i tutorial, quando faccio dietro di me, e quindi ho pensato di prenderlo a Ikea, visto che costano poco, per quello che lo sfrutto va benissimo. Passiamo agli acquisti che ho fatto di abbigliamento e di make up. Il primo acquisto che vado a farvi vedere l'ho fatto da Tezenis, e sono questi pantaloni, questi leggings in ecopelle, quindi in finta pelle, felpati all'interno. Io ho sempre utilizzato tantissimo i leggings di ecopelle e i precedenti che avevo li avevo utilizzati talmente tanto che mi si era cotta proprio la pelle sul ginocchio, non c'era più, c'era solo più il tessuto che c'è sotto. E devo dire la verità, d'inverno quando li utilizzavo mi si congelavano le gambe, perché le copelle ti si congela proprio addosso. Invece ho optato per l'acquisto di questi nuovi leggings, però dentro felpati, che visto l'arrivo della stagione fredda sicuramente torneranno utili. Ho preso la taglia S e li ho pagati 19,90. Secondo sacchettino di Bershka, in realtà siamo andati a fare un giretto perché a Elfo servivano dei maglioncini. Alla fine io sono uscita con le borse e lui non ha preso niente. Comunque ho preso questa magliettina troppo carina, con la scritta la la la, è bianca ed è fatta un po' a crop top, nel senso che è cortina, arriva un pochino sopra l'ombelico, e ha la particolarità di queste manichine un pochino arricciate leggermente, e dietro è semplicissima, quindi è fatta così. L'ho trovata super carina anche da utilizzare sui pantaloni a vita alta o appunto con dei leggings o qualcosa di questo tipo. Secondo me è molto sfruttabile, questa è una cosa, è già un termine che avevo utilizzato in un altro video. Comunque ho preso la taglia S e l'ho pagata 9,99. Acquisto di Stradivarius, che tra l'altro se non sbaglio ha cambiato il sacchetto e ha fatto questi sacchetti simil panettiere che amo da morire, con lo stemma di Stradivarius.
Da Stradivarius ho preso questo cappellino, che è un cappellino appunto tutto nero con questa cosa pacchiana davanti che a me piace da morire. Sono stata sempre molto restia verso i cappellini di questo tipo perché trovavo che non mi stessero poi così tanto bene, però ho sempre voluto uno di questi cappelli anche perché d'inverno fa molto freddo e poi quindi l'ho provato in negozio e mi piaceva tantissimo la particolarità appunto di questi gioielli proprio davanti sulla fronte, e a taglia unica hanno fatto solamente la M, quindi one size, e l'ho pagato 7,95 euro. Ultimo acquisto che ho fatto sono due prodotti di Essence e l'ho fatto da scarpe e scarpe, e ho preso questo correttore fatto a penna che si può girare da sotto, quindi è un lip diciamo fatto a stick ed è molto comodo secondo me, è il Pure Nude Concleaner ed è nella colorazione 20 Pure Sand, che dovrebbe essere quella più chiara. Io sono molto chiara e ho pensato che comunque con l'arrivo dell'inverno mi schiarisco ancora di più, quindi non sono andata a prendere una gradazione in più di colore. Vi farò sapere come mi trovo, se c'è qualcuno di voi che già lo sta utilizzando mi faccia sapere. Secondo e ultimo acquisto di Essence, Translucent Fixing Powder Stay All Day, ed è la cipria mattificata, la cipria matte di Essence nella colorazione, perché è trasparente, numero 10, Translucent si chiama. Avevo finito la cipria opacizzante di Neve Cosmetics e mi serviva assolutamente una cipria al volo, e quindi ho optato per questa. Anche questa non l'ho ancora provata, quindi se qualcuno di voi ce l'ha o l'ha già provata mi faccia sapere come si è trovato, e vi farò sapere anch'io che cosa ne penso di questo prodotto. Non trovo più i prezzi di questi due prodotti, ma la cipria mi sembra costasse meno di 4 euro, e anche il correttore mi sembra sui 3 euro. Niente ragazzi, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto ieri. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!